Questi giorni, forse apparentemente non c'entra niente, ma dopo 10 anni si scopre che un ragazzo che si chiamava Cucchi è stato ammazzato dai poliziotti, dai carabinieri, e dopo 10 anni, grazie, dicono, dice la sorella, dicono i familiari, dicono, grazie a quel magistrato che ha preso in mano la causa, finalmente, e grazie alla testimonianza di uno dei carabinieri, finalmente dopo 10 anni siamo arrivati a, almeno con sentenza di primo grado, passato in giudicato, siamo arrivati alla verità. Strage di Stato, tentativi di colpo di Stato, magistratura spesso complice, ma lo chiedo a te, magistrato, insomma, che sei uomo di Stato e uomo di rispetto delle regole per antonomasia, ma si può avere ancora fiducia nello Stato? Ma io in quel periodo, il 12 dicembre del 1969, ero a Lecco, che era stata la mia prima sede, un giovanissimo magistrato, ho vinto il concorso nel 67, poi ho fatto il periodo prescritto di apprendistato, chiamiamolo così, e poi ho avuto come prima sede Lecco, dove ho fatto questo servizio alla fine di luglio del 1960. Se dovessi ricordare quel periodo lì, proprio quel periodo, devo dire che i ricordi sono stratificati in maniera strana, i miei ricordi, pur essendo uno che si è sempre occupato di tenere l'occhio sulla società per capirla, per vedere poi quale potesse essere il ruolo di un giovane magistrato, appunto, che non era, rifiutava la definizione di compagno pretore, perché se uno è pretore, io dicevo, se uno è pretore non è compagno, se è compagno non fa il pretore, ma era all'epoca era difficile tenere in piedi questa cosa. Comunque, insomma, dicevo, all'inizio, nelle immediate vicinanze di Milano, lei è potista da Milano una quarantina di chilometri, 50, qualcosa così, insomma, quando tutto va bene, non c'è molto traffico, non c'è la nebbia, soprattutto da Milano a Lecco ci si impiegano 40 minuti. Eppure, all'inizio la reazione alla bomba fu una reazione strana, perché la reazione, dei miei colleghi, cioè dei magistrati, fu quasi immediatamente quella di accettare la spiegazione ufficiale. La spiegazione ufficiale era che erano stati gli anarchici, era stato Vanfreda, che era stato individuato da Rolandi, dal tassista. Su Pinelli c'erano, ma non era ancora, diciamo, esploso il caso, quindi. E all'inizio si, in un certo senso si accettò, fu accettato dai colleghi molto più anziani di me che erano lì a Lecco, nessuno ebbe le perplessità, però devo dire che sarà forse perché la mia natura era di essere sostanzialmente un, come mi accusò un ufficiale quando io facevo l'ufficiale aeronautico, che dice, ma tu sei un anarchico, sono uno che si impone il problema delle regole da rispettare. Se queste regole sono giuste si rispettano, se queste regole non sono giuste si sceglie come cercare di cambiarle e nel frattempo si cerca di applicare il meno possibile. Questa era la strategia. Io sentivo dentro di me che qualcosa non quadrava. Qualcosa nella galassia di atmosfera che era successiva al 12 dicembre, per me non guardavo, non sapevo che cosa non guardasse, non lo sapevo, però mi sentivo a disagio, cercavo di non affrontare questo tema, anche perché tra l'altro mentre c'era, come dire, una specie di, era diffusa una sensazione fra chi non era né stragista né fascista, ma era un onesto osservatore, come buona parte dei miei colleghi dell'epoca, c'era in fondo una, beh, meno male, non se ne poteva più. Perché non se ne poteva più? Perché in effetti c'era, immediatamente prima, c'era stata una serie
di episodi, di eventi che hanno dimostrato come in effetti si stesse diffondendo anche in Italia quello che poi fu chiamato l'autunno caldo, ma che era, diciamo, l'espressione di una posizione antagonista rispetto ai vertici istituzionali di grande parte, o buona parte, della società, sia soprattutto poi nelle sue, diciamo, articolazioni più delicate, più significative, gli studenti, e subito dopo, insieme, poi dopo fu una specie di circolo virtuoso, e poi gli operai. E questo avveniva dopo, facciamo un passo, non un passo indietro, un passo in quel momento lì, avveniva dopo che in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti d'America, c'era stata, ed era, direi, vigorosa, una protesta verso chi dai vertici delle varie istituzioni cercava di fornire un modello che non andava bene, che non andava bene. Negli Stati Uniti ci furono tutte le manifestazioni contro il Vietnam, che poi dopo trovarono una sponda, adesso io vado ovviamente con grandi colpi, che poi trovarono una sponda nel maggio francese. Il maggio francese fu influì sull'autunno caldo italiano, che poi fu, più o meno sono, diciamo, contemporanei. Il maggio francese era del 68, e il maggio francese anche perché per la prima volta si scoprì che la protesta poteva non solo essere incazzata, violenta, rabbiosa, ma poteva anche essere spiritosa e ironica. Quando si diffondevano le parole d'ordine della protesta francese, vietato vietare, la fantasia al potere, non passeranno l'inverno i vecchi perché moriranno prima, i vecchi ovviamente, i vecchi hanno la schiaccia. Allora si vide, in un certo senso, questa atmosfera quasi allegra, quasi gioiosa, ci faceva cifre, che anch'io mi sentivo, io avevo 26 anni, era nata mia figlia a maggio, e quindi avevo appena trovato casa, quindi la moglie, la figlia, eccetera, eccetera, ma mi sembrava che come se ci fosse un clima leggero, ecco, se si può dire preoccupatamente leggero. E poi dopo invece cominciarono quelle che furono, che io missi come la, diciamo, la conseguenza dell'autunno caldo, perché Lecco poi era un importante centro industriale, dove c'era, credo ancora, una fioretta industriale metallurgica. Tutte le viti d'Italia si fanno a Lecco, e non solo a Lecco, poi si facevano, si fanno ancora, le cartucce da caccia di tutta Italia, la famosa Fiocchi, che era una fabbrica dove c'erano il cicchettone sul lavoro, cioè insomma c'era da lavorare. E quando arrivarono i primi riflessi della contestazione a Lecco, cominciava anche in un paesone che era stato tranquillo fino ad allora, cominciarono ad esserci dei movimenti di contestazione, cortei, sit-in e tutto questo. E tanto che poi il problema si pose per chi allora era pretore, per chi alla fine si trovava a giudicare le cose meno gravi, diciamo, per cui venivano denunciati in maniera terribile, veramente. Vabbè, rivedendolo adesso, a distanza di qualche anno, non adesso, ma rivedendola successivamente, e rivedendola professionalmente nella strage parallela, nelle indagini, anzi nei processi della strage parallela di Brescia, in cui io fui rappresentare l'accusa in Cassazione nel penultimo processo, quello che cioè annullò un'assoluzione soprattutto di Maggi, di Carlo Maria Maggi, e di Tremonte, che era un infiltrato del controspionaggio, e mi sono reso conto, riguardando un po', anche raccogliendo un po' di spezzoni, di ricordi, lo dicevo vedendo in macchina a dedo, se uno avesse la pazienza e la voglia di mettere insieme tutti
tutte queste cose e vedrebbe che c'è un filo rosso, anzi non un filo nero, un filo nero che riunisce una serie di vicende che sembrano apparentemente lontane. Vi faccio un esempio banale, poi dopo vi faccio un esempio banale. In quel periodo lì, adesso l'anno preciso non me lo ricordo, comunque a Pian del Rascino, che è negli Appennini, fra l'altro, non mi ricordo se nella parte abruzzese o nella parte già laziale o ancora laziale, ci fu uno scontro a fuoco. Ci fu uno scontro a fuoco perché c'era un campo di addestramento dei neri, dei fascisti, e morì Giancarlo degli Esposti, fu ucciso. Giancarlo degli Esposti era un esponente di spicco della, diciamo, della galassia nera che proveniva da queste zone. Giancarlo degli Esposti era Ascolano, così come Ascolano era un altro famoso che era Nardi. Non so se questo nome mi dice qualcosa, ma negli Esposti, Nardi poi era in Spagna, poi lo si è detto, poi uscì quella donna che non si sa se è mitomane o che, diceva che Nardi era ancora vivo, poi dove sta, insomma. E allora si comincia a vedere che in sostanza questa vicenda aveva delle dilamazioni, o comunque aveva delle necessità di approfondimento, perché era tutto molto legato. Era molto legato a che cosa? A quella che poi si chiama la strategia della tensione. Ora, attenzione, la strategia della tensione non è un'espressione italiana, è la traduzione letterale, un'espressione inglese. Fu un giornalista inglese, probabilmente anche infiltrato dai servizi segreti inglesi, che 5 giorni prima della strage, cioè il 7 dicembre, pubblicò un articolo su un giornale inglese in cui parlava di probabili movimenti provenienti dalla Grecia. In quel periodo la Grecia era sotto il dominio dei colonnelli, dopo il colpo, provenienti dalla Grecia, e con l'aiuto della CIA avrebbero in sostanza chiuso quelle che si stavano dimostrando delle fessure attraverso cui stavano avanzando le forze di sinistra nella parte del mondo che invece non doveva, stando ai patti di Alta, non doveva essere sotto il dominio rosso. E la paura era soprattutto paura, sì, tutto quello che volete voi. Io non voglio togliere la primogenitura a nessuno, non voglio difendere, ma era soprattutto un'enorme preoccupazione verso l'avanzata del Partito Comunista, perché era quello il nocciolo della questione. Il nocciolo della questione era che un partito organizzato, solido, con grandissime radici su una parte importante del territorio nazionale, stava avanzando. E questa era una situazione che faceva molta paura a chi aveva ritenuto che la divisione, la cortina di ferro, aveva fatto una divisione che doveva essere perenne. Non era pensabile che ci fosse uno straripamento rosso nella parte, diciamo, assegnata all'Occidente, per il Leone. Quindi la strategia della tensione che cos'è? Fu in sostanza un largo impegno, e un impegno veramente costruito negli anni, un largo impegno con cui le forze più conservatrici dell'Occidente ritennero giusto, arrivato il momento di dare una torsione antidemocratica ai paesi che avevano questo grosso bubone, che era il Partito Comunista forte. Il Partito Comunista forte era soprattutto in Occidente, in quel periodo era in Spagna, no scusate, era in Francia e in Italia. In Italia e più, in Francia un po' di meno. Ecco, allora quindi la strategia della tensione aveva in sostanza due binari su cui scorreva. Un binario che diceva, che pensava di spingere l'opinione pubblica verso una posizione di tale avversione a tutto quello che sapeva di sinistra, giustificare una torsione in senso autoritario, e l'altro invece che era quello di provocare le forze di sinistra in modo che
assumessero posizioni sempre più lontane dal sentire comune e quindi giustificassero quello che era poi lo scopo finale, che era quello di eliminare le tracce di democrazia pericolose e lasciare quindi la situazione in mano ai padroni del vapore che comandava. E adesso? Guardate, io sono ottimista di natura, se però mi chiedete perché entro in una grande confusione, perché indicare motivi per cui essere ottimista non è facile. Sì, forse il caso Cucchi potrebbe essere uno degli esempi, delle strade che noi possiamo seguire. Possiamo anche dire della strage di Brescia, per esempio, se volete, forse qualcuno ha particolari curiosità, posso soddisfarmi, sono riletto la mia di questi giorni che invece e che fu accolta in gran parte della pubblicazione. Sulla strage di Brescia sono riusciti a ricostruire una buona parte di quello che c'era dietro. Ma per esempio, il portello del Genese, noi non sappiamo chi è che l'ha mandato Giuliano a sparare, Giuliano e la sua banda. Sappiamo solo che Giuliano e la sua banda hanno sparato al portiere delle Genestre e poi Giuliano è stato ammazzato da Pisciotta, il cugino che era infiltrato, e invece il merito del suo omicidio sono preso il capitano dei carabinieri, poi Pisciotta fu avvelenato in carcere e poi via via con la stricnina, eccetera, eccetera. E quindi infatti c'è un libro interessante, un librino piccolo di Emanuele Mataluso, un grande vecchio, che è uscito l'anno scorso, no, quest'anno, che dice Portella delle Genese, strage di Stato con punto interrogativo. La risposta alla fine del libro è sì, strage di Stato. C'era già all'epoca un'infiltrazione incredibile da parte dei vertici, soprattutto della polizia, ma poi dopo anche dei carabinieri. Da Portella delle Ginestre, poi saltando, mandando tutte le varie cose, arriviamo a, non so se è stato distribuito questo fogliettino, appunto, questo fogliettino vi indica le tappe più importanti della strategia delle attenzioni prima di Piazza Fontana, cioè gli attentati soprattutto che erano stati ad aprile, 25 aprile a Milano, e poi ad agosto, la notte dei treni. Le bombe messe sotto i treni. Quindi la strategia della tensione era stata preparata, ovviamente, ed era stata preparata proprio attraverso questo tipo di stillicidio che aveva portato poi alla fine, si era visto che lo stillicidio, diciamo, poteva continuare sotto questa forma, che era una forma che poi aveva portato pochissime conseguenze negative, quindi bisognava arrivare ad una grossa, diciamo, manifestazione di potenza negativa che potesse essere attribuita alla sinistra. Si era costruita già, come hanno detto loro prima, si era costruita la pista degli anarchici, perché questi attentati furono ritenuti colpevoli di anarchici, che invece non c'entravano in nessuno di questi. E quindi la strage di Piazza Fontana fu, come dire, veramente la tappa principale. Ma la tappa principale che segnò la fine della prima della strategia della tensione, dell'applicazione della strategia della tensione, dei primi tentativi, e poi dopo invece la strategia della tensione che esplose in tutta la sua potenza per la strage di Bologna del 1980. Dice, allora perché sei ottimista? Ma sono ottimista perché spero che i protagonisti di queste vicende scompaiano, stanno scomparendo, quindi prima o poi scompariranno. Spero che coloro i quali hanno avuto un ritorno massiccio di difesa dei propri interessi passino dalla parte di quelli che vincono sempre, almeno pareggiano, spero soprattutto non noi che abbiamo i capelli stretti e conservati, i capelli bianchi, ma soprattutto dei ragazzi. Ai ragazzi però va detto quello, onestamente, quello che è il panorama, che non è un panorama splendido, e soprattutto bisognerebbe che i ragazzi si incazzassero anche loro e cominciassero a chiedersi che cosa è successo veramente. Questo libro ci aiuta, questo con il Benedetto Baci, di Diario, cioè tutto questo che sta nascendo adesso, è vero che nasce dopo 50 anni, è vero che la verità di chi c'era dietro, noi diciamo la CIA,
i servizi segreti, sì, cioè Maletti, sì, cioè la Bruna, certo, la P2, sì, però poi dopo arrivare a ricostruire i propri passaggi, che sono dei passaggi più la morte di Mattei, tutte le cose, ecco, tutti questi, il colpo di Stato in Iran, Mossadegh che va al potere in Iran, detronizza Roscià, e poi gli americani fanno sì che Mossadegh venga rovesciato a sua volta e quindi torni lo sciare Zapatero, che è la prima cosa che fa, abolisce la nazionalizzazione dell'industria del petrolio, perché questo era veramente il dato fondamentale. Ecco, quindi in sostanza si tratta di ricostruire gli anelli di una catena che in buona parte è ancora oscura per noi. È un paese che continua ad andare avanti senza porsi il problema di conoscere la sua storia, è un paese che è destinato a dover sbattere pesantemente. Io spero che l'Italia non sia più questo paese. Grazie. Oh, io darei la maniera segretaria regionale della CGL, a quale doverosamente diciamo, per ringraziarla di nuovo, la FISA e la... Sì, infatti, più che altro sono io che insomma, vorrei ringraziare voi per questa opportunità e per avermi insomma, organizzato questa iniziativa. Io credo che sia importante contestualizzare, e lo avete fatto, ed è giusto ricordare anche come in qualche modo nasce, insomma, avvengono insomma, quei fatti, perché proprio 15 giorni prima, due settimane prima, insomma, la strage di Piazza Fontana ci fu un evento, anche questo, insomma, che era l'evoluzione di quegli anni, di quell'anno, insomma, di quella stagione, perché il 28 novembre, praticamente ieri, insomma, abbiamo ricordato i 50 anni, ci fu la straordinaria manifestazione dei metalmeccanici che scendono a Roma, con lo sciopero generale, praticamente 100.000 metalmeccanici che manifestano a Roma per il rinnovo del contratto. E il governo si dimette. E fu, insomma, qualche conseguenza la provocò. Però è stato importante perché fu una straordinaria giornata di lotta, ma era l'evoluzione, insomma, l'epilogo di giornate, di settimane, mesi di mobilitazione enorme, dei metalmeccanici in particolar modo, ma un po' di tutto il mondo, no? Di tutto il mondo del lavoro. Però vorrei ricordare i metalmeccanici perché furono straordinari protagonisti di quella stagione, semichimici, dei dili, ma soprattutto loro che arrivarono a superare le 200 ore di sciopero. Oggi per noi è impensabile pensare, no, a una lotta così dura, così, anche così costosa, così grande, no? Così importante, insomma. Quindi 200.000 metalmeccanici che scendono a Roma e dobbiamo ricordare anche che cos'è stato l'autunno caldo. L'autunno caldo è stata la stagione nella quale i lavoratori e le lavoratrici di quell'epoca, di quegli anni, di quell'autunno caldo si mobilitavano per il diritto alla dignità, la dignità del lavoro, per riconoscere i diritti, la dignità del lavoro dei lavoratori, ma non si fermavano solo al riconoscimento di, no, paga maggiore, quindi orario minore, orario di lavoro, maggior paga, che poi furono conquiste oggettivamente importanti, insomma non le voglio ricordare, però si mobilitavano anche per il diritto alla casa, il diritto alla pensione, il diritto alla scuola, quindi tenevano insieme le mobilitazioni per diritti generali delle persone e messe assieme ai diritti del lavoro. Ma quella stagione fu la stagione che portò a una straordinaria partecipazione generale del mondo del lavoro e portò anche al riconoscimento di uno straordinario protagonismo dei lavoratori, di una straordinaria soggettività politica del mondo del lavoro, come forse non c'era mai stata fino a quel momento. Mi piace pensare, insomma, in qualche modo che in quelle mobilitazioni, in quelle lotte e anche in quelle conquiste, i lavoratori di quella stagione, i protagonisti di quella stagione, in qualche modo diedero attuazione al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Che lo vorrei ricordare, oltre all'articolo che afferma il diritto all'uguaglianza formale e sostanziale delle persone, riconosce anche il diritto, insomma l'obbligo della Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva uguaglianza delle persone,
ma l'obbligo a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione non solo dei cittadini, ma dei lavoratori alla vita politica, economica e sociale. È straordinariamente lungimirante in qualche modo quel passaggio della Costituzione, credo che non lo ricordiamo mai abbastanza, però quella stagione in qualche modo diede piena attuazione, a mio avviso, a quell'articolo. Ovviamente quella stagione, quel fenomeno, quella mobilitazione, quegli eventi andavano fermati, quel protagonismo andava fermato naturalmente l'avanzata del Partito Comunista, che era non solo un partito rosso, ma era un partito democratico. Quindi non era solo non era un partito avversario, era un'avanzata democratica del partito comunista, ed andava fermato il protagonismo dei lavoratori. Io credo che questo è importante dell'evento, insomma, di questa sera, e anche voglio l'occasione per ringraziare gli autori e naturalmente Vito D'Ambrosio. Io credo che sia importante che si ricostruisca non tanto, non solo la memoria, ma si ricostruisca la storia. Noi abbiamo uno straordinario bisogno non tanto di memoria collettiva, o meglio, noi a volte diamo un valore alla memoria collettiva, ma dobbiamo fare attenzione a una cosa, perché la memoria ha sempre una connotazione soggettiva. Noi abbiamo bisogno in questo paese, soprattutto quegli eventi ci danno l'importanza, della necessità della ricostruzione della storia, dei fatti, perché i fatti non hanno una connotazione soggettiva, sono oggettivi. E quello che è mancato, purtroppo, perché dentro la strategia della tensione c'era anche quella, la necessità di nascondere, di salviare, di puntare il dito su innocenti per nascondere quelli che erano effettivamente, realmente colpevoli. I colpevoli si sono trovati, la verità storica ricostruita in qualche modo. Chi sono stati colpevoli non lo hanno accertato abbastanza, non lo hanno accertato le condanne, non si è ricostruito la verità fino in fondo, la verità storica di chi sono stati i mandanti. Però oggi la strategia della tensione è stata ricostruita complessivamente nella sua dimensione storica. Però per troppo tempo la strategia della tensione e le tante vittime di quelle tragedie, le tante vittime di quelle tragedie non hanno avuto il diritto alla verità storica. È passato troppo tempo perché questo avvenisse. Ma io credo che oggi quella storia, quella stagione, quelle tragedie devono farci riflettere. Noi abbiamo bisogno oggi più che mai di ricostruire, di alimentare, di far crescere dentro di noi gli anticorpi necessari che quegli anni in qualche modo siamo stati in grado di alimentare, finché si è arrivato, appunto, non si è mollato. Io lo voglio ricordare ancora, è importante che oggi noi ricostruiamo anche la dimensione processuale in qualche modo, no, di quella stagione. Oggi noi abbiamo bisogno di alimentare gli anticorpi, perché quelle vicende non sono mai ferme una volta per tutti, e c'è bisogno di parlare soprattutto alle nuove generazioni, soprattutto ai giovani, per metterli in guardia rispetto al fatto che certi episodi, la democrazia non è conquistata una volta per tutti, i valori democratici non sono conquistati una volta per tutti. Anche io sono ottimista e so che comunque... Poi ci diciamo perché siamo ottimisti. No, sono ottimista perché nei momenti peggiori poi vedo che ci sono anche i giovani che scendono in piazza, si mobilitano e continuano a indignarsi. Abbiamo bisogno però di mettere loro gli strumenti anche storici, perché quelle loro passioni, perché quelle loro indignazioni si traducono poi anche in scelte politiche, in attenzione, e in qualche modo portino avanti anche quelle battaglie di quegli anni. Quindi io colgo l'occasione per ringraziare gli autori innanzitutto, voi che avete organizzato questa iniziativa, che naturalmente per la CGIL e per la FISA che era doveroso sostenere, e mi piace ricordare una cosa, non è un caso. La pubblicazione del libro è stata portata avanti dalla casa editrice della CGIL, anche questo non è un caso, non sono tante le case editrici che oggi prestano attenzione a certe tematiche. Quindi ecco, questo è anche per noi un elemento d'orgoglio, e grazie di nuovo. Dimenticando di ricordare. Ma no, Daniele, vuoi dire qualcosa per il laboratorio sociale? Poi lo
la parola a Stefano Cristiani che c'è una domanda intrigante. Nessuno riconosceva più le autorità. L'egemonia in quel contesto sociale era a favore di chi non dava più retta al prete, piuttosto che contestava il professore, piuttosto che in caserma, i proletari in divisa, qualcuno se li ricorderà, c'era un'insubordinazione generale. E quindi le forze reazionarie devono cambiare strategia. Non possono più organizzare i colonnelli. Non è più sufficiente, perché nella società si sta affermando una egemonia di insubordinati. Quindi è necessario passare ad altro, passare alla guerra alla società. Piazza Fontana è un atto di guerra alla società.
sarà il primo, quello più clamoroso, sarà seguito da altri atti di guerra alla società, che sono caratterizzati tutti dallo stesso elemento che mi permetto di porre alla vostra attenzione: l'assenza della rivendicazione. Nessuno telefona e dice siamo stati, no, o adesso sembra che, ma è per farvi capire, anche quello che arriva col taglierino alla stazione urla Allah Akbar per dire sono io che sto facendo questo e lo sto facendo per questo motivo. Qui si ammazzano le persone fino alla strage di Bologna e nessuno si sogna di dire sì, a Bologna qualcuno telefona ma viene smascherato clamorosamente per essere mitomane, cialtrone, quello che sia. È tanto caratteristico della nuova modalità di guerra delle forze reazionarie contro una società insubordinata è l'anonimato. Questo è l'elemento che caratterizza e fa sì che si passi da una strategia classica a una strategia nuova. Ovviamente dentro questa caratteristica si inseriscono tutte le cose di cui stavamo parlando, ovvero sia la caratteristica di essere di frontiera, il nostro paese contestualizzato così come prima veniva detto, e dentro questo anonimato ci pistano la CIA e i servizi segreti di chiunque, è tutto anonimo, per cui lì dietro può esserci tutto e il contrario di tutto. Ecco perché solo a distanza di tempo e grazie all'opera di controinformazione che era maturata in virtù di quel clima di insubordinazione di cui parlavo un attimo fa, possiamo, si può cominciare a parlare di lì a poco di biennio rosso e strage nera. Perché nessuno dice siamo stati noi, siamo i fascisti e abbiamo messo la bomba. Anzi, al contrario, si nascondono. Così come Salvini non dice mai che è di destra. Grazie. Grazie all'avvocato Cristiani. Allora, non so se volete commentare questa considerazione di Stefano, se avete altre cose da dire, vi do la parola a Antonio e a Maurizio. Poi no, magari. La cosa informazione provocatoria, c'è Dario Foglia, perché è stato un emblema d'Italia, questo mistero un po' accidentale. E dopo sto con Paolo Cianciolo Bugiarda. Volevo dire soltanto una cosa, perché prima si parlava di ricostruire la storia, che è giustissimo, è una cosa complicatissima, tra l'altro, perché veramente è intrecciata con 100.000 altre storie una dentro l'altra. Però quello che vorrei ricordare, e penso che sia doveroso ricordarlo, è che la strategia, cioè l'individuazione degli anarchici come responsabili della strage è stata approvata da subito da tutto quello che veniva chiamato quella volta l'arco costituzionale. L'Unità è uscito con una foto di Valpreda dove dice il mostro della strage. Quindi penso che sia importante ricordare questo, perché io sì, cioè ci sono state, è un quadro che bisogna delineare bene, perché sennò se qualcuno che magari è anche corresponsabile o direttamente o indirettamente, poi non vorrei che venisse coinvolto invece tra la parte delle vittime. Brevemente, così diamo la parola ai nostri ospiti. Io rispetto a quegli anni lì ero garzonziano scherzoso, facevo 15 anni, nel 1954, frequentavo i circolari e leggevo il giorno la corda di Marco Nozza, giornalista del giorno, che su quelle stragi era quello che dominava una certa autonomia e non credeva ai comunicati della questura, però ricordiamoci che questo libro di quell'epoca era. Quindi che stava a detto tempo con il personaggio di ciò. E mi ricordo, qui si è stato nominato il proletario della divisa, nel 73-74, parto militare, a Catania erano tutti siciliani,
porto i milanesi, io unico partigiano. Era un giorno, una mattina, un signore, giovane, si è in giro di complemenza, no? Festa, perché tra di noi gli altri era una festa, perché ci andavo laggiù, tutti per punizione, no? Io non avevo fatto niente. Dopo un po' scomparso, non si vede più. Era stato arrestato perché era complice, era di Perugia, no, non lo ricordo, però era con la rosa di Rettinetta, tenente colonnello Spiazzi. E dopo un po', qui si è rifinito un po' i cosi, settimana di galera, io che ero già sui 13, 21 sovversivi, tutti i proletari in divisa, c'era quel librone. Ce lo passavamo, erano quelli del periodo lì. Io mi ricordo i militari ad un'ansia, sveglie di notte, prove, no? Sembrava che c'erano un'insurrezione generale. Io, e dopo tanti anni, no? Adesso a 50 anni, ho letto un libro di Marco Boato, Il Lungo 68, parla della strage, no? E soprattutto parla anche di Aldo Moro, perché per lui con pochi visioni mi ascoltava, tanto è vero che loro in una manifestazione furono tutti arrestati, portati a Milano, ed erano tutti preoccupati perché erano ragazzi, sempre. Mi ricordo che tramite Aldo Moro, ricevendo a parlare Luigi Covatta, sì, Luigi Covatta, però faceva parte del Luigi, l'Unione Politica Italiana, e tramite lui ci andò a parlare l'unica volta che mi mise la cravatta, cioè se ci vuole parlare più fuori tutti la cravatta. C'è l'unica volta che mi sono messo a 20 anni la cravatta per andare con l'Aldo Moro, e racconta Marco Boato che fu sorpreso perché Solerte, il commissario di polizia, li mandò tutti fuori quasi con le scuse. Io voglio fare una domanda all'amico Vito D'Ambrosio. Dopo il 78, festeggiando i 10 anni del 68, Mauro Rostagno disse: abbiamo perso, però per l'Italia è un bene. Storicamente, no? Che hanno perso, diciamo, per l'Italia è stato un bene o un male? Io perché mi rifaccio cosa penso, no? Sempre un altro libro, Circo Bellosi, Sotto l'ombra di un bel fiore. Parla di queste stagioni, e lui dice che la resistenza è stata tradita già nel 45 con la ministria Togliatti, perché dice un colpo è facile di tutte le stragi, è un libro di 2 anni fa, e dice che già l'inizio delle stragi fu quando l'opera fu tutta assorbita dai servizi segreti italiani. No, non se ne è mai parlato di queste cose, ma c'è una verità, oppure non è una cosa che si fa più. Grazie.